Ciao, eccomi tornata con un altro video. Questa volta un video utile, spero, perché vi voglio parlare dei tanto chiacchierati bag organizer, ovvero le pochettine, queste qui, che ormai penso che abbiate visto in tutti quanti i video di YouTube, perché ne hanno parlato veramente, penso, tutte le YouTubers. E queste vengono dal sito Dresslink. Devo dire una cosa, il sito mi è piaciuto per quanto riguarda, a parte i prezzi, perché veramente ha dei prezzi convenientissimi. Onestamente non ricordo, ho pagato le spese di spedizione, perché è passato un pochino. Questi aggeggi non sono altro che appunto delle pochettine per organizzare la borsa, dotate di tutte le taschine. Adesso io se trovo il modo per aprirla ve la apro un attimo perché è un regalo. Comunque vi faccio un attimo vedere. Sono queste qui che voi non dovete far altro che prendere e mettere nella vostra borsa del momento, e ha tutte queste taschine, anche queste più piccoline sul davanti, anche da quest'altra parte, molto capiente all'interno. E poi quando dovete cambiare borsa non dovete far altro che prenderla dai manici, prendere tutto il contenuto e portarla poi nella borsa che decidete di usare in un altro momento. In più ha anche delle tasche, ulteriori tasche, qua e da quest'altra parte. Allora, sono veramente utili, salvano la vita queste pochettine. Allora, il sito mi ha spedito veramente in pochissimo tempo. Queste io costavano 2 dollari e qualcosa, con un ulteriore sconto l'ho prese tipo a 1 dollaro. Infatti ne avevo prese tipo 6-7 per fare i regalini di Natale, perché ne avevo sentito parlare in maniera eccelsa. Le hanno di tutti i colori, blu, rosa, arancione e via dicendo. Salvano davvero la vita? Sono utili per una disordinata cronica? È vero che apri la borsa e non fai altro che ritrovare tutte le tue cosettine a posto? Voi trovereste qualcosa in questa borsa? Eppure vi assicuro che è dotata della bag organizer. Sciarpa. Tolta la sciarpa, dici, vabbè, hai tolto il grosso. Questo è quello che succede. Allora, questa sarebbe la mia bag inserita e puntualmente non ci trovo niente dentro. Io l'avevo divisa molto bene all'interno, quella grande, avevo messo il telefono con la pochettina che lo contiene. Avevo messo i fazzolettini nell'apposita taschina davanti, le medicine anche, insomma, io mi ero fatta tutto bene la mia borsettina. C'è un anello che ho tolto ieri sera. Da questa parte avevo messo gli assorbenti, di qua c'era un labello che sinceramente non so che fine abbia fatto, e qui c'era un portafoglietto con dentro degli spicci. Il problema è che quando voi inserite, sono molto molto mosce. Quando voi inserite la bag nella borsa, automaticamente rimane dello spazio all'interno e quindi andate a mettere il portafoglio. Io, per dire, l'avevo messo all'interno una volta di questa bag. Invece poi puntualmente tutto quello che resta fuori, perché comunque noi donne ci portiamo davvero il mondo, lo andate a mettere, se riesco a farvi vedere, lateralmente, dove rimane lo spazio, dove non avete riempito la bag. Anche gli assorbenti, nelle altre taschine, insomma, veramente c'è di tutto. Il problema è che, ripeto, sono mosce. In realtà una donna non porta mai il minimo indispensabile. Una donna si porta il mondo. Anche se ha una borsa così, in quella borsa ci entra il mondo. Io personalmente mi sono trovata malissimo. In realtà ne avevo presa anche un'azzurra da mettere nella borsa di Stefano per dividere tutte le sue cosine. Il problema è che nella borsa veramente noi ci mettiamo di tutto e quindi si va a schiacciare la bag all'interno. Tutto quello che rimane fuori è buttato così. Quindi quando io vado a cercare qualcosa di corsa, a me questa mi dà solamente fastidio. Quando non c'è, smucini, no? Invece col fatto che c'è questa dentro, ieri sera per cercare la vita macchina, tra la sciarpa, stavo così, la sciarpa ho messa qui, facevo così, tipo. A un certo punto, tipo, ho sbroccato, ho preso tutto, ho rovesciato la borsa come al solito, cosa che prima di comprare queste a me non succedeva, perché non vi faccio vedere. Tu svuoti tutta la tua bag, maledetta. Questo è il caos.
Ma tu smucini qua dentro, così tu trovi tutto. Io sinceramente sarò l'unica pazza psicotica che non si trova bene queste borsettine. Io adesso non so. Cioè, raga, o ve pagano per parlarne bene, se non è così, perdonatemi. O veramente, cioè, siete più ordinate, ma io ho sentito anche le disordinate croniche. Se sono trovate malissimo. Io sinceramente non è una cosa che ricomprerò, a meno che, ecco, non dovete uscire un attimo e allora non vi dovete portare a casa, dici vabbè, è comoda. Io in realtà non l'avevo presa tanto per l'ordine, l'avevo presa tanto per il fatto che, essendo una grande cambiatrice di borsa, non dovevo fare altro che tirare su e spostare tutto il contenuto. Invece in realtà, cioè, per me è il caos comunque. Quindi sinceramente non è un acquisto che rifarei. Per carità, l'idea era molto carina. So che ci sono anche di altre marche, magari in tessuti un pochino più rigidi, però secondo me poi alla fine il problema è lo stesso, in quanto dove rimane spazio nella borsa, cercate di infilarci e rimpinzare la borsa come un cotechino il giorno del ringraziamento. Quindi secondo me queste non valgono tanto, cioè non vale la pena acquistarle, ecco. Cioè, io ripeto, me le comprerei. E quindi niente, più che altro vi volevo di sta cosa, perché è un po' che ci penso e quindi non mi sono trovata bene. Fatemi sapere se invece voi magari l'avete prese e vi siete trovate bene e sono io che sono una disgraziata, oppure se magari ci sono di altre marche, magari in tessuti migliori che costano sicuramente un po' di più, perché da una cosa che costa 2 euro non è che ci possiamo aspettare chissà che cosa. Però ecco, fatemi sapere se invece sono io che sto proprio una disordinata. E basta così, un video molto corto, però più che altro vi volevo dire questa cosa, ma in realtà volevo pure chiacchierare un pochettino con voi. Quindi io vi saluto, vi ricordo sempre, se vi fa piacere, di andare su Instagram. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!